Nella Repubblica di Moldova è in corso una guerra tra un gruppo di insorti e l'esercito americano. Una notte, durante un'operazione, un soldato americano chiama la base per chiedere rinforzi. Dopo ciò indossa i suoi occhiali iperspettrali ed entra nell'edificio. Lì trova diversi cadaveri di civili. Sta per controllare un corpo quando sente un rumore da lontano. Seguendo la fonte del rumore, non vede altro che una stanza vuota. Ma, con sua grande sorpresa, vede attraverso gli occhiali che un'entità sconosciuta inizia a formarsi davanti a lui. Sbircia fuori dagli occhiali ma non vede nulla. Quando se li rimette, l'entità appare sotto forma di un essere umano e lo uccide all'istante. Nel frattempo, in un cassonetto in Virginia, un ricercatore di nome Klein rovista tre macchinari in disuso. In seguito, si mette a lavoro per completare la sua ultima invenzione, un raggio a energia pulsata che verrà utilizzato come deterrente. Si scopre che Klein lavora per la DARPA, un'unità di difesa militare. Poco dopo, dimostra la sua ultima invenzione agli investitori, stupendoli con la sua capacità di sciogliere un blocco di ghiaccio a distanza. Secondo il superiore di Klein, il dottor Mindala, il progetto è nato da una richiesta di una squadra SEAL di congelare o bollire le riserve d'acqua del nemico. All'improvviso, uno degli investitori ordina di testarlo sugli esseri umani. Dopo ciò, Mindala parla con Klein della richiesta degli investitori, ma Klein chiarisce che ha inventato raggio per difesa e non come arma di sterminio. Tuttavia, Mindala dice che lavorano per il governo e che devono fare ciò che viene loro richiesto. Mindala gli ordina di andare in Moldavia perché il generale dell'esercito americano, James Orland, vuole consultarlo sugli occhiali iperspettrali inventati da lui. Klein vola quindi alla base aerea militare americana in Moldavia. Durante il viaggio verso il campo, Orlando spiega a Klein la situazione del paese. Secondo lui, l'insurrezione è costituita per lo più da resti della dittatura militare che governava il paese circa 2 mesi fa. In breve, i militari statunitensi devono pensare a 2 fazioni in questa guerra. Da una parte ci sono gli insorti, che sono molto pericolosi, mentre dall'altra ci sono i civili che chiedono un nuovo governo. Tuttavia, ciò che non possono gestire è ciò che gli occhiali iperspettrali di Klein hanno rilevato. A questo punto, gli viene mostrato il filmato di alcuni soldati che riprendono una sorta di anomalie che sembrano fantasmi. All'inizio hanno pensato una sorta di interferenza, ma poi sono iniziate le uccisioni. Il generale porta Klein in una struttura più sicura e lo presenta all'agente della CIA Fred Madison, che gli fa firmare un accordo di non divulgazione. Orland spiega che 3 giorni fa un soldato è stato ucciso da una di queste anomalie. Secondo le autopsie, gli organi erano tutti congelati, ma il corpo era bruciato e corroso. Come previsto, gli alleati moldavi erano confusi e arrabbiati per le uccisioni, tanto che alcuni adolescenti hanno scritto con lo spray le parole «genocidio Ratare» nei luoghi in cui sono stati trovati i corpi. Klein chiede cosa sia Ratare e Friend risponde che si tratta di un mito locale, ovvero i fantasmi della guerra. Friend risponde che la CIA ritiene che si tratti di una sorta di tecnologia di mimetizzazione. Klein chiede a Orland di mandarlo sul campo per avere una migliore visione delle anomalie. Ha con sé una telecamera iperspettrale. Grazie a questa potranno rilevare qualsiasi anomalia nell'area e avranno una visuale più chiara. Dopo un po', Klein inizia a montare la telecamera iperspettrale su uno dei veicoli militari. Questo attira l'attenzione di alcuni soldati, che non sono contenti che Klein abbia smontato un'arma per installarci una telecamera. Il sergente Toll e gli altri iniziano a intimidire Klein, dicendo che il veicolo ha salvato loro la vita molte volte e ora è diventato inutile. Fortunatamente, il capitano Cabrera dice ai suoi soldati di calmarsi e di portare rispetto a Klein perché è proprio lui ad aver inventato la tecnologia che ha salvato la loro vita in guerra. Poco dopo arriva il maggiore Seasons e Cabrera lo presenta a Klein. Seasons dice poi a Klein che questa volta la sua telecamera dovrebbe funzionare meglio perché non vuole perdere un altro uomo sul campo a causa di quelle anomalie. Il giorno seguente, Cabrera informa tutti della loro missione. Secondo lui, la squadra aiuto era partita ieri per una missione di ricognizione d'Urlesti quando è stata attaccata dagli insorti. In base alla loro ultima posizione conosciuta, pensano che ciò che resta della squadra sia attualmente nascosto in un edificio di 5 piani della città. Tuttavia, la sfida è che entreranno in una zona controllata dagli insorti. Inoltre, è stato riferito che sono state rilevate anche le anomalie. Con ciò, la squadra Dagger 1 parte. Qualche tempo dopo, raggiungono l'edificio senza problemi e senza alcun attacco. Indossando gli occhiali iperspettrali, i soldati si muovono con cautela all'interno. Trovano cadaveri sia di insorti che di soldati americani. Poi, finalmente, trovano un sopravvissuto della squadra aiuta nascosto sotto una vasca da bagno, spaventato e paranoico. Il sergente si limita a dire che sono tutti morti perché le anomalie li hanno raggiunti per primi. D'un tratto le anomalie iniziano ad apparire ed attaccare la squadra Dagger 1. La squadra cerca di reagire, ma i suoi proiettili passano attraverso le anomalie, dimostrando di essere inutili contro di loro. Per questo motivo, non hanno altra scelta che ritirarsi, scappando indifesi dalle anomalie che li uccidono uno a uno. Agendo rapidamente, Klein sale sul veicolo per manovrare la telecamera e ottenere una ripresa più chiara di un'anomalia.
Allo stesso tempo, Cabrera carica un lanciarazzi e attacca l'anomalia, ma è ancora inefficace contro di essa. Sfortunatamente, Cabrera incontra la sua fine quando l'anomalia lo attacca e Kleinen è testimone. Con il loro capitano e la maggior parte della loro squadra morti, i soldati rimasti iniziano a ritirarsi verso la base. Ma, come se non bastasse, i loro camion si impilano nelle mine. La maggior parte di loro, tranne il sergente della squadra aiuta e gli autisti, sopravvive, ma i veicoli sono ormai inutilizzabili e si stabiliscono in una fabbrica vicina. Lì tutti iniziano a pensare a come affrontare le anomalie, soprattutto perché ora sanno che le loro armi convenzionali sono tutte inutili contro di loro. Con la maggior parte dei loro occhiali distrutti, hanno solo la telecamera di Klein per vedere le anomalie. Posizionandola sui piani più alti, si accorgono con sorpresa di essere circondati da anomalie, ma non possono avvicinarsi a causa della scia di limatura di ferro che li blocca. Per questo motivo, si rendono conto che qualcuno deve averla messa in giro e che non sono soli. Poco dopo, trovano due bambini, Sari e Bogdan, che sono fratelli. Secondo Sari, il padre ha messo fuori quella limatura di ferro per proteggerli. Capendo che il padre sa qualcosa sulle anomalie, parlano con Sari e scoprono un luogo chiamato Masarov dove sono iniziate le uccisioni delle anomalie. Allo stesso tempo, i soldati scoprono che la fabbrica ha una propria torre di trasmissione. Trasmette a tutti coloro che si trovano a un raggio di 20 miglia, quindi gli insorti scopriranno la loro posizione. Tuttavia, Seasons fa notare che gli insorti non sono la minaccia principale in questo momento, quindi ordina loro di contattare la base e chiedere l'estrazione. Riescono finalmente a stabilire un contatto e la base invia una squadra di estrazione a prenderli. L'unico problema è raggiungere il punto di estrazione, che dista mezzo miglio dalla fabbrica, senza essere uccisi dalle anomalie o dai ribelli. Fortunatamente, nella fabbrica ci sono ancora barili di limatura di ferro, così Klein ingegnerizza le loro armi in modo da utilizzare i proiettili di limatura di ferro. Poi ricalibra la telecamera iperspettrale e la trasforma in un foro iperspettrale, in modo che tutti possano vedere le anomalie con i loro occhi. Klein condivide la tecnologia anche con la base in modo che possano avere il loro faro. Equipaggiati con le loro nuove armi, si recano tutti alla piazza dove si trova il punto di estrazione. Per fortuna Sari conosce una scorciatoia, così possono raggiungerlo prima del previsto. Tuttavia, non tutto va liscio, poiché alcuni di loro vengono uccisi dalle anomalie, compresi alcuni soldati e Bogdan, lasciando Sari sconvolta. Si vede anche quanto sia forte un'anomalia quando colpisce ripetutamente un carro armato fino a distruggerlo. In quel momento arriva l'elicottero e il vento spinge indietro le anomalie. Vengono finalmente portati fuori dalla città infestata dalle anomalie. Ma, con grande sorpresa, si dirigono in un campo profughi. Alla ricerca disperata di un modo per sconfiggere le anomalie, Klein e Fran parlano di nuovo con Sari. Secondo lei, suo padre lavorava in ceramica e fabbricava contenitori per Masarov, la centrale elettrica da cui provengono le anomalie. Non molto tempo dopo, Orlando e alcuni altri soldati arrivano al campo profughi. Si scopre che anche la base è stata invasa dalle anomalie, lasciando in vita solo Orlando e alcuni soldati. Il generale è senza speranza e anche gli altri soldati si demoralizzano. In questo momento, Klein dichiara che le anomalie sono in realtà create dall'uomo. Spiega loro il condensato di Bose-Einstein, che è una materia artificiale con proprietà molto insolite, che può essere rallentata dalla limatura di ferro e non può attraversare la ceramica. Ma per creare una materia del genere è necessaria molta energia, da cui il motivo della centrale elettrica di Masarov. In breve, le anomalie erano armi create dall'uomo che si sono liberate di proposito occidentalmente. A questo punto, Klein inizia a utilizzare tutte le armi e le attrezzature che hanno nel bunker e quelle che Orland ha portato nella base per creare le armi per combattere le anomalie. Inoltre, realizza altri proiettori iperspettrali e li monta sul dorso di un robot meccanico. Il giorno successivo, i soldati si recano alla centrale elettrica di Masarov nel tentativo di porre fine alle anomalie. Una volta atterrati, le anomalie iniziano ad apparire immediatamente, quindi testano le loro nuove armi contro di esse. Fortunatamente, questa volta si dimostra efficace e i soldati mantengono la lotta all'esterno, permettendo a Klein, Fran, Tolle e Alessio di infiltrarsi nella centrale elettrica per trovare la fonte. Tuttavia, anche loro vengono attaccati dalle anomalie e Klein e Fran vengono separati dai soldati. Riescono a trovare la fonte e scoprono che gli scienziati che lavoravano per il precedente regime scansionavano gli esseri umani a livello molecolare. Poi hanno usato un sistema avanzato di stampa 3D per replicarli in forma di condensato. A questo punto vedono dove gli scienziati tengono le anomalie con alcune gabbie rotte, il che significa che sono fuggite accidentalmente. Mentre le anomalie all'esterno iniziano a sopraffarli, Klein inizia ad attivare il sistema di sicurezza. Altre anomalie iniziano a uscire dalla gabbia e Fran deve proteggere Klein da loro. Proprio quando stanno per perdere, Klein disattiva finalmente l'apparizione delle anomalie e salva la vita dei soldati. In seguito, Klein e Fran scoprono la fonte delle anomalie. Si tratta di veri e propri cervelli umani e sistemi nervosi, il che significa che quelle anomalie erano effettivamente coscienti e in qualche modo vive. Volendo lasciare riposare le povere cavie, Klein e Fran scollegano le macchine, dando loro finalmente pace. Dopo aver fatto tutto ciò, tornano al campo profughi e vengono sottoposti a cure mediche. Qualche tempo dopo, Klein chiede a Fran le nuove squadre di rilevamento che ha notato. Secondo Fran, torneranno a Masarov per smontarlo pezzo per pezzo, nella speranza di ricavare qualcosa dalle ricerche effettuate in quel luogo e di utilizzarle a vantaggio dell'esercito americano.
Tra le squadre che torneranno c'è anche la squadra Dagheruno con Seasons, Tol e Alessio. Sari lo ringrazia per aver reso giustizia al padre e il fratello ponendo fine alle anomalie. Il film si conclude con Klein che sale su aereo per tornare a casa. Iscriviti per altri video come questo. Attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.